Ecco, sì, io ho tre amici di Domenica sulla Luna, perché è bello quando a Napoli accadono cose che fanno notizia, ma belle notizie, perché è un gruppo di persone. L'associazione si chiama Salvi per un pelo, ed è un gruppo di parrucchieri che danno modo di diventare belli, no? Anche a chi magari non può permetterselo, perché c'è ancora oggi chi non può permettersi di andare dal barbiere. Ne parliamo con Pasquale Penza, grazie per essere qui, Massimo Cacace e Carmine Elia. Pasquale è un po' il portavoce di questa cosa. Innanzitutto, come nasce l'idea? L'idea nasce dei tre professionisti del settore? Sicuramente sì. Noi siamo tre professionisti del settore, come dicevi tu. Io sono l'ideatore di questa associazione, il presidente, diciamo. Dai, nasce come un gruppo di amici che provano a fare qualcosa per i meno fortunati, per le persone meno fortunate. Ci rechiamo presso delle strutture di centri di prima accoglienza, come per esempio il Biennale della Solidarietà, Casa di Tonia, la Mensa del Carmine Maggiore, dove ringrazio Padre Francesco, che è una persona squisita, dove ci ha dato un po' di spazio per far sì che tutti i lunedì noi possiamo andare a tagliare i capelli a queste persone. Quindi lunedì giorno di chiusura di tutti i paroni. Il nostro giorno di chiusura sicuramente. E niente, proviamo a fare questo piccolo gesto che qualcuno ci dice: fate bene ragazzi, Dio ve ne rende. A noi piace sapere che il bene stesso lo ricevi nello stesso momento in cui tu fai qualcosa per qualcuno, perché quella pacca sulla spalla, quel sorriso e quel grazie, che a noi non serve, però ci rende veramente pieni di noi stessi e torniamo a casa con tanto amore, con i cuori grandi così. Lo dice spesso una mia cara amica, questa cosa che hai appena detto. Ma come ti è venuto? Perché a volte magari presi dalla routine quotidiana, no? Veramente non ci rendiamo conto che effettivamente andare da un barbiere 12 euro, quello che per noi diventa facile, c'è veramente qualcuno che non può permetterselo. Ma sai, oggi con la crisi che c'è, ci sono anche tanti padri di famiglia, no? Un padre che ha due ragazzi, andare da un barbiere e spendere 10 euro a testa, nella migliore delle ipotesi, 30 euro al mese possono creare tanto su un budget di una famiglia. E in questi centri, fortunatamente esistono questi centri dove possono accogliere queste persone, e noi siamo lì a titolo strettamente gratuito, perché ci piace proprio sapere di dare anche una mano piccola così alle persone. È una cosa spettacolare, secondo me è bellissimo per noi. D'accordo. Quanti siete in questo progetto? In questo progetto siamo 5 barbieri e 8 parrucchieri femminili. Se posso lanciare un appello, visto che mi trovo... Assolutamente sì, dobbiamo. Io vorrei... Rinforzi. Esattamente, cerchiamo rinforzi, come sempre. Perché le strutture a Napoli, per quanto non se ne possa sapere, se tu non ci entri dentro non lo sai, sono tantissime le strutture che cercano noi parrucchieri e barbieri. Quindi il nostro appello è rivolto ai nostri colleghi che ci stanno guardando: se ci venite ad aiutare, più siamo, meglio è. Magari sarebbe bello anche creare una catena, voi siete a Napoli centro, magari anche in provincia, nelle zone periferiche, o ci tenete che diventi quello il posto... Diciamo che tutta Napoli, tutta l'Italia forse ha bisogno di un piccolo gesto d'amore. Quindi se qualcuno prende spunto dell'iniziativa, volendola chiamare così, noi non può far altro che rallegrarci. Certo. Io, per esempio, ho degli amici, Enzo Porricelli, Massimo Nicoletti, che curano il mio look, Ilaria. Ti mando questo messaggio: aiutiamo questa associazione a crescere. Enzo fa tante cose, anche Massimo, quindi sono sicuro che vi possono sicuramente dare una mano. Quante persone rendete belli il lunedì? Ma il lunedì scorso, per esempio, siamo stati alle docce pubbliche di Bernardo Tanucci e abbiamo trovato 35 ragazzi lì a farsi la doccia, ad avere un cambio d'abito, e noi abbiamo curato un attimo il look ed è stato fantastico, è stata una giornata bellissima, quella è stata la giornata bellissima. C'è tanto da fare per il prossimo. C'è tanto da fare. Un'altra cosa che il nostro progetto vorrebbe puntare a fare è salvaguardare un po' i minori, nel senso che ci sono un sacco di ragazzi in queste case famiglia, nei centri evoluti e supportati dagli assistenti sociali, dove purtroppo per entrare a far parte del nostro lavoro c'è bisogno di un'accademia, no? Queste accademie che oggi costano un botto di soldi. Ci sono tante persone che non se lo possono permettere, e noi, con l'aiuto di chissà chi, forse anche dall'alto, vorremmo provare a mettere su una sorta di
Accademia? Non di accademia, di un corso di avviamento al lavoro, perché non ci riteniamo così molto, tanto maestri da molto poter... Molto interessante, qualche puntata fa abbiamo incontrato l'associazione Quartieri Spagnoli, che magari possiamo anche mettervi in contatto, loro cercano proprio questi tipi di sinergie, è bello un programma come questo poi riesca anche a mettervi, certo. Gianfranco, magari dopo te ne occupi, vi scambiate i messaggi. Quello che però mi incuriosisce sapere, Pasquale, giusto? Perché a volte con i nomi... Quando e come nasce l'esigenza di aiutare il prossimo? Cioè, magari tu sei un professionista, il tuo salone, ad non agosto, ti manca niente. Ad un certo, come è scattata questa cosa? Ad agosto 2016, qui mi emoziono. Ad agosto 2016 ero in vacanza, no? E ti rendi conto che stai in un villaggio bellissimo, a fine vacanza, ti rendi conto che devi rientrare a casa. Il lavoro, le tasse, le spese, il negozio, la gente. E ti dici... Se avessi un sacco di soldi, magari vivrei così da pascià. Vai a letto la mattina, ti svegli, trovi Amatrice tutta giù. Ti rendi conto che non sei nessuno. Hai tutto e non ti accontenti. E ci sono i colleghi di Amatrice che magari vorrebbero stare nella stessa tua condizione dopo 10 giorni, ma sono lì sotto le macerie a recuperare quello che è possibile fare. E noi non ci accontentiamo mai. Quindi mi dico... Perché non accontentarsi mai di quello che abbiamo? Io torno a Napoli e mi serve qualcosa per aiutare chi ha meno di me. Scusatemi. No, è molto bello, ti faccio un applauso perché da un evento così tragico che ci ha colpiti tutti in piena estate, ricordo anch'io, hai trovato poi la chiave, magari non era manco successo a Napoli, quindi vuol dire che hai di tuo già una spiccata sensibilità. E che ti consente di fare questo. Io vorrei sentire anche i tuoi colleghi, datemi un microfono, è giusto che voi appoggiate, siete lavorate insieme o hanno saluti ognuno di noi, ognuno di noi ha il suo negozio. Vedi? È bello proprio quello. Dove ce l'hai tu il negozio? Io ce l'ho in Piazza Carlo III. Piazza Carlo III, tu invece? Sì, non ti sentono. Via Benedetto Carioli. Ok, e lui? A via Camillo Pozzo. Via Camillo Pozzo, sempre, quindi centro direzionale. Corso Garibaldi e Piazza Carlo. Quindi andiamoli anche a trovare, perché grazie poi a noi che andiamo, che ce lo possiamo permettere, poi loro aiutano gli altri. Ed è giusto fare anche questa sinergia. È stato facile poi incontrare i tuoi colleghi? Come ti... A volte c'è anche la rivalità, no? Tra... Esattamente, volevo dire proprio quello. La cosa più bella è trovare delle persone simili a te. Diciamo che i parrucchieri e i barbieri in generale sono persone con un po' di tatto, no? Sì. Perché avere a che fare con il pubblico devi essere sempre dolce, gentile e delicato. Oggi aver trovato amici così come loro mi rende veramente orgoglioso della mia arte, perché capisci che ci sono veramente brave persone. È difficile metterli insieme, ma la cosa più bella è che quando andiamo a fare questo non c'è competizione. Quando andiamo a fare le gare, allora sì, ognuno di noi indossa la cravatta più bella che ha, la giacca più bella che ha e va a fare le competizioni. Si lavora così siamo persone normali, umili, che danno la nostra piccola arte, noi ce l'abbiamo solo qui. Quindi lo doniamo con due piccoli gesti e andiamo avanti. Quindi li troviamo per ora a Napoli, abbiamo detto dove? Ricordami. Io sono in Piazza Carlo III. Al di là dei vostri saloni, il posto in cui fate questo tipo di attività? Diciamo che la sede più principale è alla Mensa del Carmine Maggiore, okay. Dove ringrazio un amico di Domodossola che è dall'altra parte dell'Italia, che facendo i lavori al suo negozio ci ha donato delle postazioni, delle poltrone, un posto di lavaggio e ci ha rimesso anche le spese, povero ragazzo, per mandarcele giù da Domodossola a Napoli. E Padre Francesco ci ha dato questo piccolo spazio dove noi l'abbiamo allestito come un bel centro, un bel negozio di barbiere, dai. E facciamo fede a tutti i parrucchieri e barbieri di Napoli e provincia di mettersi in contatto con voi. Ci sono indirizzi? Sì, abbiamo una pagina Facebook, Salvi per un pelo, dove c'è... Salvi per un pelo. Dove c'è il mio numero di telefono, oppure Messenger, Instagram, ormai funziona con i social. Assolutamente sì. Per avere la conoscenza bisogna essere sui social. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto e poi è stato anche bello che i giornali, varie testate giornalistiche, questa settimana in modo particolare, hanno ripreso la notizia. Vuol dire che a Napoli anche quando si fa qualcosa di bello si riesce ad arrivare, è un po' più difficile. È un po' più difficile perché Napoli è sempre quella, detta anche dai nostri cantanti neomelodici fortissimi, la nanà.
è quella Napoli disegnata e colorata in maniera brutta, ma fondamentalmente, mi permetto perché sono napoletano e lo posso dire, solo Napoli ha un cuore grande. Sono d'accordo. Le iniziative, ci sono delle iniziative che magari non vengono fuori con molta difficoltà, ma ci sono, perché proprio grazie al nostro modo di fare, che può essere colorito sotto certi punti di vista, anche i tifosi, la D'Amico ha lanciato un'altra delle sue. Che poi voglio dire, io ne andrei anche fiero del nostro modo di essere, certo. Quindi non mi sento nemmeno offeso da quello che hanno detto. C'è il matrimonio di Toni Colombo, teneva una bella acconciatura però. Stava bene o no? Sì, sì. E poi abbiamo le persone più semplici, comuni, che riescono a fare anche qualcosa di bello. E vi ringrazio perché la vostra è una bella iniziativa. Cercateli su Facebook, Salvo per un pelo. E cerchiamo di creare una bella sinergia con questi professionisti. Grazie, grazie Pasquale, grazie Carmine e grazie a Massimo. Quintetto Taverna.